Allora, che ci fa Andrea Romeo, grande organizzatore di festival, conosciuto a Bologna più volte, abbiamo anche collaborato qui a Venezia. Andrea, sei qui per che cosa e che cosa rappresenti? Cosa rappresenta Foscari 3? È un posto in cui ci piace trovarci durante la Mostra del Cinema di Venezia. The Culture Business da 2 anni dà appuntamento qui per i junket dei film, per le interviste con molti dei protagonisti della Mostra del Cinema e poi per poter passare in questo giardino verde piacevolissimo che, come dire, fa da cornice a questa villa del 22, Villa Foscari, che ci ospita qui a Foscari 3. Il tempo della mostra, questi 12 giorni in Letizia, ci siamo molto divertiti quest'anno. Devo dire che la possibilità di avere un momento di relax, di stacco dal ritmo serrato della Mostra del Cinema è molto piaciuta ed è un posto in cui, come al nostro solito, abbiamo portato massaggi, casting televisivi, presentazioni di premi come quelle di questa sera, dei premi collaterali, tra cui ovviamente anche Biograph Film Festival, che assegna, e questo ovviamente è un'occasione appunto per essere presenti qui per noi, e per il 5º anno il lancia Celebration of Life a Venezia a film che nel campo, diciamo, delle biografie si siano particolarmente distinti alla Mostra del Cinema di Venezia. Andrea, tu parti come critico, quindi oltre al lato organizzativo avrai visto anche dei film quest'anno al festival. Come ti è sembrato questo 5º-6º anno di era gestione Mueller? È sempre molto difficile conciliare la presenza a Venezia per appunto lavorare fuori dalle sale con la presenza in sala. Devo dire che forse è l'anno che ho visto in assoluto meno film, ma tutti belli, un po' perché, sai, sono al 16° anno a Venezia e ormai comincio ad avere naso per quello che mi piace quantomeno, un po' perché la selezione è probabilmente molto alta e molto buona. Sono molto soddisfatto dei premi di Biograph Film Festival. Il Lancia Celebration of Life è andato a Mr. Nobody di Jacob van Dormael, un grande ritorno dopo 13 anni dal deludente Le Huitième Jour, con un film bellissimo, complicatissimo, rischiosissimo, lunghissimo. Credo che il film potrà dopo Venezia forse avere ancora una tagliatina, ma che avrà un grande successo a livello internazionale. E poi con Negli Occhi di Francesco Del Grosso, che è invece il premio Biograph Film Lancia Award per il documentario, che quest'anno appunto premia questo bel film sulla figura di un grande attore italiano che è appunto Vittorio Mezzogiorno. Ecco, una cosa veloce sulla questione del cinema di genere. Qualcuno dice che in qualche modo la morte del cinema di genere in Italia, il fatto che non si faccia più cinema di genere, abbia sancito il de profundis del cinema in Italia. Tu cosa ne pensi, Andrea, di questo? Sono fasi creative, sono fasi di mercato. A me sembra che in fondo ci sia un cinema di genere in ripresa, che forse non ci piace, che è il genere giovanilistico. La commedia non smette mai di mangiarsi il Natale. Personalmente dei film western oggi non li vedrei volentieri. Forse abbiamo smesso di fare horror creativi, ma forse mi sbaglio perché non guardo molto gli horror. Forse potrebbe esserci un impegno diverso, una direzione diversa sui film d'autore o sui film cosiddetti drammatici, anche se l'anno scorso abbiamo portato a casa premi, riconoscimenti e un grande successo di stampa e di pubblico per Gomorra, per Il Divo, che erano 2 film meravigliosi, e mi sembra che la stagione del cinema italiano non sia poi in fondo così triste. Anche se qualcuno direbbe che poi Il Divo e Gomorra sono un po' dei casi cinematografici, possono creare 2 film, una filiera produttiva, un mercato secondo te in futuro, per il futuro, sei ottimista? Ma non lo so, lascerei Emanuela che come direttore marketing del Culture Business sul prodotto forse in questo momento ha un occhio più tecnico di dirci cosa ne pensa. Dal mio punto di vista credo che poi sia il mercato che fa i film e non i film che fanno il mercato. Forse sono anche anni di cambiamento in generale per la filiera dell'audiovisivo, e non mi sembra però che il paese se la passi male. Credo che investire in simbolico, investire in contenuti, investire in cultura sia una grande chance per questo paese che ha così tanta storia e così tanta bellezza da offrire, da recuperare e anche da costruire di nuovo. Beh, io
credo che negli ultimi anni in realtà almeno alcune delle produzioni italiane siano riuscite a riconquistare il mercato e soprattutto l'affezione da parte del pubblico. Abbiamo in Italia da alcuni anni attori giovani che sono capaci di conquistare il pubblico giovane, con un'attitudine che forse eravamo abituati a trovare più nel mondo hollywoodiano e che invece negli ultimi anni ci ha stupito in Italia. E io credo che tutto sommato il cinema italiano, se seguirà questa strada, la capacità di confezionare prodotti che sono capaci di attrarre il gradimento e appunto l'affezione da parte del pubblico, soprattutto dei giovani, avrà una buona strada da percorrere.